Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Isola dei Famosi 2022, la fame fa brutti scherzi. Ecco cosa hanno fatto alcuni naufraghi scampando alle telecamere. Lo hanno cacciato davvero? Isola dei Famosi. Chi decide di partecipare all'Isola dei Famosi parte dal presupposto che probabilmente sarà costretto a vivere in condizioni più che estreme. Si possono scordare tutti i comfort tipici degli hotel e dei resort nei paesi tropicali e bisogna mettersi nell'ottica di immergersi a pieno nella natura selvaggia. Giusto per fare un esempio, Vladimir Luxuria ha affermato che lei stessa una volta si è trovata a fare la decisione di macinare le lische di pesce per usarle come formaggio sulla pietanza principale. Naturalmente anche quella frutto di sforzi estremi. Ma questa volta alcuni naufraghi sono passati oltre. Il regolamento del programma sottolinea come sia consentito solamente pescare e raccogliere la frutta. È severamente vietato cacciare, sia per una questione etica e politica, sia perché non si sa che cibo si sta mangiando. Potrebbe essere una carne non digeribile per l'uomo oppure potrebbe portare malattie. Sembra però che alcuni naufraghi non abbiano tenuto fede a questa politica. È da un po' che sui forum dell'Isola dei Famosi sta girando una notizia a dir poco scioccante. Potrebbe comportare l'espulsione dei naufraghi responsabili. Vediamo nel dettaglio cosa è successo. L'Isola dei Famosi. Stanno mangiando un gabbiano? Incertezze e dubbi all'Isola dei Famosi. È da un po' che sui forum si sta parlando di un vero orrore. Sembra che la fame abbia portato alcuni naufraghi a cacciare un gabbiano per cibarsene. Questo, oltre che andare contro al regolamento, è anche molto pericoloso. Perché? Semplicemente perché la carne del gabbiano può rivelarsi tossica. Non si ha tuttavia la certezza di quanto accaduto per diversi motivi. Il primo è che le telecamere sparse per la spiaggia non hanno ripreso niente del genere. Il secondo motivo è che in una situazione simile i nomi dei naufraghi sarebbero sicuramente usciti fuori, cosa che invece non è successa. Queste due incertezze alimentano i dubbi del pubblico, che non aspetta altro che una nuova puntata per capire meglio l'accaduto. Ilary Blasi o l'Isola dei Famosi. Inoltre girano voci che alimentano queste incertezze. Sembra che l'episodio del gabbiano sia in realtà accaduta a Supervivientes, ovvero la versione spagnola dell'Isola dei Famosi. In tal caso i naufraghi possono dormire sonni tranquilli senza il rischio di un'eventuale eliminazione immediata. Tutti sono impazienti di fare luce su questa notizia che si è diffusa così velocemente sui forum creando scalpore. Sarà veramente andata così? Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.